capitale psicologico è probabilmente la cosa più preziosa, il fattore di produzione più prezioso di un investitore. Perché? Perché il capitale economico chiaramente è fondamentale, nel senso che se non abbiamo il capitale non possiamo investire. Ma il capitale psicologico rappresenta il nostro modo di essere, rappresenta quanto crediamo in quello che stiamo facendo. E nel momento in cui abbiamo minato il nostro capitale psicologico, perché magari abbiamo preso delle perdite grosse, perché magari siamo entrati in quello che io chiamo il circolo negativo dell'investitore, o comunque abbiamo compiuto delle azioni che hanno minato la nostra fiducia nel nostro metodo, è chiaro che abbiamo un serio problema come investitori. Questo molto spesso si trasforma o nell'abbandonare questa attività, quindi nel tornare magari a dare i propri soldi alle banche, ai fondi, alle strutture finanziarie, oppure proprio a lasciar perdere, peggio di tutti, diciamo, a perdere capitale e quindi, diciamo, non avere più la possibilità di recuperare. Il capitale psicologico si salvaguarda sempre con un corretto piano, soprattutto un corretto metodo di gestione del rischio, che quindi ci metta sempre nelle condizioni di non rischiare mai oltre quello che noi avevamo predisposto all'inizio come massimo rischio tollerato. Se noi abbiamo un corretto piano, se noi sappiamo gestire questo fattore, è chiaro che stiamo sostanzialmente preservando il nostro capitale psicologico.